caro sindaco Marino, te ne devi andare, hai disatteso tutto quello che avevi detto in campagna elettorale. Vuoi vendere l'ATAC, vuoi privatizzare la CEA, non hai fatto nulla per la casa. Ogni giorno stiamo facendo dei picchetti perché la gente viene buttata in mezzo alla strada. Per questo oggi la città che difende i beni comuni è in piazza, per dire che te ne devi andare, tu, la tua giunta, il tuo consiglio comunale, che non serve a questa città. Siamo contro ogni forma di razzismo, ma non possiamo e non dobbiamo in nessun modo tralasciare ai fascisti e ai razzisti il percorso che riguarda i diritti a una città vivibile, che riguarda una città dove il diritto al trasporto pubblico deve essere un ambito di diritti comune per tutte le persone. Questo è per questo motivo soprattutto che questa piazza dimostra ancora una volta che le ipocrisie, i fumi venuti da parte del governo Renzi vengono messi in opera anche da parte di questa giunta con i tagli, e uniti insieme lotteremo contro ogni forma di razzismo, ma uniti insieme soprattutto parleremo dei problemi concreti e materiali della cittadinanza. L'investigazione su Mafia Capitale ha ampiamente dimostrato come i servizi essenziali, quando vengono messi a gestione privatistica, sono fonte di corruzione. Questo sistema sembrava dover andare in crisi, ci ha pensato il sindaco Marino e il suo nuovo assessore Salbella a garantire la continuità di un servizio in mano ai privati. Siamo qui per dire che non accettiamo un bilancio che è costruito sotto i dettami del governo Renzi e della Troica, un bilancio che applica pedissequamente quelli che sono i principi del patto di stabilità interno, un patto di stabilità che stringe al collo gli enti locali, che non gli permette di spendere i soldi per garantire servizi e diritti alla cittadinanza. Un bilancio che taglia sotto la voce della razionalizzazione delle partecipate diverse aziende con rischi di licenziamenti, con alcuni licenziamenti che sono già stati fatti. Un bilancio che in barba a quello che hanno detto 27 milioni di persone nel 2011 intende privatizzare Acea, l'azienda che garantisce un bene vitale come l'acqua. Farmaca per una realtà che produce un bilancio di 50 milioni all'anno, quindi molti privati sono molto allettati all'idea di poter entrare nella proprietà di questa azienda e lucrarci sopra. Quindi quello che l'assessore scozzese e la giunta dicono, cioè che è un'azienda che va dismessa, in realtà si riferiscono al fatto che l'azienda vada privatizzata e data in mano a quei capitali speculativi che non vedono l'ora di mettere le mani sulle farmacie comunali. Che siano governi di sinistra o che siano governi di destra, sempre qua ci tocca venire a protestare. C'è qualcuno che si è dimenticato che quando entra là dentro è col voto di quelli che poi salgono su questa piazza. Sono mesi che denunciamo a questa giunta che sarebbero arrivati tagli, lacrime e sangue in servizi sociali, in servizi pubblici, nella cultura, e hanno sempre preso per il culo tutti dicendo no, non è così. E invece qui abbiamo già un esempio che è da 6 mesi che va avanti, licenziati dalla Roma molti servizi che hanno partecipato nel comune di Roma, che il loro piano di rientro doveva salvaguardare. Questo è il modo di salvaguardare la
ragazze che erano ragazze quando sono entrate sono diventate donne, che sono state usate in questi anni perché i servizi del Comune di Roma potessero aprire e potessero mantenere dei livelli qualitativi alti. Ora le vogliono mandare a casa tutte, senza un grazie e senza un niente, licenziate, ma neanche, perché molte di loro sono a contratto giornaliero, perciò non possiamo neanche parlare di licenziamento. Non le vogliono riconoscere, punto e basta. Ci vogliono vendere, lacrime e sangue le vogliono far versare a noi, a tutti i cittadini. Ora oltre a me scenderanno anche gli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle, quindi Virginia Raggi, Daniele Prongi, Enrico Stefano. Quello che ci chiediamo, che ci stiamo chiedendo da mesi, da giorni, da quando è iniziata questa consigliatura, è dov'è la maggioranza? Mentre i cittadini stanno protestando perché Roma non deve essere privatizzata, perché i servizi non devono essere privatizzati, perché alcune società come Assicurazioni di Roma, come Farmacap non devono essere liquidate perché svolgono un servizio pubblico, noi ci chiediamo questa maggioranza dove sta. Abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con Della Valle anziché parlare con i lavoratori. Cazzo Davide, tu a questi gliene frega un cazzo, non hai capito un cazzo te, tu gliene frega un cazzo, ne manco da mia. Dovevo riparare come se faceva una volta, se sale, se sfonda, se apre la delegazione.